diciamo dei piano Sì, dei biglietti, no? mi Dimmi. sono perso, sì, 2 su 2 io. 2 su 2, sì. Dicevi, ti sei perso? Ma mi spieghi invece, mi sono perso invece cos'era successo con Ma te, no, chi niente, sei, un'email invece che non come avevo erano rimasti visto. Sì, due. un'email che non avevo visto. Hai fatto caso che Gmail, se ti mandano dallo stesso account nella stessa giornata, ti si mette. E io non ho visto la seconda. C'era stato praticamente questo errore da parte della OAP sui Federazione. 6, no, Ah, della ho visto. OAP 6. E invece erano due, quindi poi io per fortuna me ne sono accorto, se no facevo prenotare qualche volo a qualcuno, invece insomma non era così, non era così. Però ecco, come ieri anche Tony Freire, il presidente della federazione, ha spiegato nella trasmissione Barça World Penis Radio, in inglese, l'aveva fatto L'aveva tre fatto settimane in l'altra, spagnolo, sì, sì. in spagnolo. È stato sono state dovute diciamo non, oltre il 40% delle richieste non sono state potute essere esaudite, e proprio per questo, insomma, lui citava il nuovo meccanismo per avere i biglietti queste trasferte europee per la nostra federazione, che è sulla meritocrazia, e nel caso nostro, insomma, le iniziative fatte in autunno hanno valso per arrivare a questo punteggio e per avere tutti noi che abbiamo fatto richiesta almeno due entrate: Roma, la Lombarda, Genova e il Ticino. Torino no, perché non ha Sì. partecipato, non avendo pegnisti che volevano andare a Londra. Ecco. Quindi Sì, certo. questo significa che noi Sì, negli altri 6 mesi, no? Se vogliamo dividere sostanzialmente l'anno in una stagione calcistica, no? Se mettiamo da settembre a dicembre e poi da gennaio a giugno, dobbiamo comunque organizzare qualcosa insieme per le prossime per la primavera, no, ma perché se no adesso perdiamo anche anch'io, no. l'altro fattore, insomma, ecco, l'altro punteggio che No, no, ma poi adesso dobbiamo anch'io fare. volevo realizzare qualcosa. Ecco, bene, così andiamo a Milano, Alberto. Andiamo. Ecco, subito Alberto, subito, Invita a Pietro. Milano, mi invita a Subito Milano. Pietro, subito Da anni Alberto. che non vado a Milano. Da anni, sentite, guarda, Alberto manca dalle 5 giornate di Milano. non tanto, Un vabbè. L'importante è che po' poi ci ospita sì, esatto, Rosario. poi ci ospita Un Rosario. po' dopo. Hai sentito che ha detto il Sì, come no, presidente? andiamo. Sul fiume Sul Paranacio. fiume Paranà, esatto. Lo porto in gita sul fiume Paranà, sì. A Pietro stava con Garibaldi alle 5 giornate lì. Sì, proprio, sì. Con i fratelli va Dandolo. bene, io almeno stavo con Garibaldi, mai si stava con Giulio Cesare, Io così sì, io capirai. con Caligola, con Silla e Ma Leoncino Mario. l'avete sentito? Il Leoncino, il Leonetti l'abbiamo sentito, e domani si deve alzare molto presto, che deve andare in una parte della Svizzera, non me l'ha detto ma non ho capito dove, e quindi ha detto non poteva starci, ha detto ci saluta tutti Sì. e saluta i nostri ascoltatori, dà appuntamento a Londra lunedì e martedì. Ecco, quindi Ah, è benissimo. prontissimo per questo. Va bene, Pedrito, noi ti Sì. salutiamo, noi ci vediamo Va bene. martedì mattina a Londra e ci prepariamo per Martedì questa grande mattina partita. a Londra non mancherò. Esattamente, anche perché arrivi lunedì sera, e Sì. niente, e diamo appuntamento con Pietro Salutatemi Locatelli. Esattamente, tutti, salutatemi quelli della Feria di Londra. Che poi vabbè ci vedremo anche. sì, alla previa, sì, sicuramente Sì, li lì si trovano incontreremo, tutti, per sì, forza. esattamente. Va bene, Pietro, buonanotte, ci vediamo la settimana Va bene, prossima. ciao, buonanotte. Ciao, Ciao ciao, Pietro. ciao. Ciao a tutti. Benissimo, dall'Alberto. Andiamo nella pausa e continuiamo con i nostri collegamenti. Sono le 23:06. Dobbiamo ascoltare, perché arriva l'ora. L'uomo dei cunicoli del Vesuvio. Sì, dobbiamo stare l'uomo dei cunicoli, ma dobbiamo ascoltare il grande Stefano Rizzo, perché torna la rubrica i 5 minuti Ah, certo, del oggi non direttore. abbiamo passato, è vero. I 5 minuti del direttore, che ci analizza
questi ultimi eventi del Barça. Sei pronto, Alberto? Sì, come no. Vamos! Ciao Maxi, ciao Alberto e ciao a tutti i tifosi Blaugrana. Non ci siamo sentiti per un po' di tempo in concomitanza delle sfide in Coppa del Rey, in cui il Barça è riuscita ad ottenere il pass per la finalissima, la quinta finalissima di Coppa del Rey, stabilendo un record e ha l'opportunità, il club azulgrana, di vincere per la quarta volta questa competizione. Da grande squadra il Barça, come giusto che sia, non slomba nulla, così deve essere per tutte le squadre, dovrebbe essere per tutte le squadre. Però le fatiche di Copa si sono riversate sulla Liga, perché comunque ha leggermente balbettato nell'ultimo periodo il Barça, sia nel derby contro l'Espagnol che in casa contro il Getafe. 2 punti su 6, un bottino misero rispetto a tutto quello che aveva raccolto in precedenza la squadra allenata da Valverde. Il distacco dall'Atletico Madrid si è ridotto da 11 lunghezza a 7, pertanto la Liga comunque si è riaperta. Il Barça ha un vantaggio importante da gestire, però nel calcio mai dire mai, anche perché poi adesso appunto a breve il Barça tornerà protagonista anche in Champions League. In Europa League ha fatto la voce grossa, come era prevedibile immaginare, l'Atletico Madrid. Non so quante energie abbia disperso, però comunque l'Atletico Madrid a questo punto secondo me crede anche in una remontata storica nei confronti del Barça in Liga. Il Barça deve stare molto attento, sarà molto importante la sfida contro l'Atletico Madrid al Camp Nou. Il Barça deve assolutamente annullare qualsiasi velleità che può avere la squadra allenata da Simeone. Per quanto riguarda poi il discorso mercato, non l'ho affrontato poi al gong, dopo il gong finale, ribadisco per l'ennesima volta che siamo di fronte a delle cifre enormi e comunque sproporzionate, anche in virtù del periodo stesso, perché secondo me il Barça ha speso troppo nei confronti sia di Dembélé, 100 milioni per un giocatore comunque ancora acerbo, un giocatore che massimo può valere 40 milioni, e così come Coutinho, che invece a differenza del francese è un gran giocatore, è un signor giocatore, è un giocatore che sposta gli equilibri, che può fare la differenza, ma 160 milioni oggettivamente sono veramente troppi, un giocatore che ne vale la metà in questo mercato. Poi il Barça ha altre entrate, altri introiti che le possono permettere di fare anche queste follie sul mercato, comunque poi che derivano dalla cessione di Neymar. Però ripeto, Coutinho e Dembélé sono due ottimi giocatori. Coutinho un ottimo giocatore, Dembélé lo deve dimostrare, però speriamo che entrambi possano essere decisivi sia nel presente che nel futuro del Barça. Anche nel presente magari Dembélé segnerà qualche gol fondamentale, cosa che ci auguriamo, cosa che è già avvenuta invece in Coutinho, che già una rete importante l'ha siglata in trasferta contro il Valencia in Coppa del Rey. Saremo a vedere. Intanto già la Champions ha riaperto i battenti, le due finaliste della scorsa stagione sono scese già in campo. Bene ha fatto il Real Madrid rimontando il Paris Saint-Germain con un rigore molto dubbio e poi con un gol di fortuna da parte di Cristiano Ronaldo, però comunque la reazione del Real Madrid c'è stata. Il Paris Saint-Germain ha mostrato dei limiti a livello internazionale ancora che sono sotto gli occhi di tutti. Vedremo se a Parigi il risultato
potrà dire che potrà essere ribaltato. Secondo me ci sono i presupposti perché Paris Saint-Germain potrà invece compiere l'impresa, magari al contrario di quella che ha subito l'anno scorso contro il Barça. Mentre la Juventus ha deluso perché è un 2-2 rischiosissimo quello ottenuto in casa contro il Tottenham. Tra l'altro, i bianconeri erano andati in vantaggio per due reti. Higuaín ha sprecato anche un calcio di rigore, però la vecchia signora ha più esperienza rispetto agli inglesi negli ultimi anni, soprattutto, ma anche nella storia in generale in questa competizione. Perciò può la Juventus ancora passare il turno, basta vincere 1-0 a Wembley. Tutto ancora aperto sia in Liga che nella Champions League. Stiamo entrando nel periodo caldo e poi non dimentichiamoci di questa finalissima ad aprile tra il Barça e il Siviglia allenato da Montella nella Copa del Rey. Io come sempre ringrazio tutti quanti, vi saluto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana. Visca il Barça, visca la Catalunya, visca Roma e visca la Peña Blaugrana di Roma. Que el penal el xutarà Lionel Messi. 18 i mig de la segona part. El Barça guanya 0-1. RAC1 en directe des del Bernabéu. Som-hi, Leo, l'has de fer, eh? Som-hi, Leo, l'has de fer! Gol! Gol! Petit del Bernabéu, gol del 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 millor del món, gol del millor de tots els temps al Bernabéu, gol del Déu, de penal, amb l'esquerra, potent, buscant l'escaire, lluny de l'abast de Keylor Navas, i una altra dedicatòria especial al Bernabéu, gol del petitó, Real Madrid 0, Barça 2. M'encanta que celebris els gols així al Bernabéu, Messi! Eccoci che siamo tornati in diretta dopo aver sentito il direttore Stefano Rizzo che metteva insomma l'accento sui troppi soldi spesi dal Barça per Coutinho e Dembélé, in particolare per Dembélé. Allora prendiamo subito di petto questa insomma l'opinione di Stefano Rizzo, caro Petisso, perché io dico subito, beh, che fai? Ma se io ho i soldi, ho tanti soldi, che faccio? Me li tengo perché non devo spendere per comprare? Insomma, mi sembra un po' riduttiva. Su Dembélé, secondo me, do un po' più ragione a Stefano. Dembélé, secondo me, è stato più preso per un acquisto politico da parte del presidente Bartomeu, perché la situazione stava degenerando, stava precipitando, c'era anche la mozione di sfiducia, la raccolta firme della mozione di sfiducia. Vabbè, mentre su Coutinho io invece penso che Coutinho il prossimo anno sarebbe costato non al Barça, ma a un'altra squadra, che poteva essere il Paris Saint-Germain o il Manchester City, almeno 200 220 milioni. È un giocatore importante, un giocatore formato. Dembélé si deve formare a 21 anni e quindi bisognerà aspettarlo, e chissà, ormai è cambiato il mercato. Ci diceva prima giustamente Timo Di Ormezzano, il giornalista del Sportivo del Corriere della Sera di Torino, che poi alla fine insomma si vede perché in Inghilterra i difensori bravi costano 80 milioni, perché se sono quelli del Tottenham è normale che, no, Petisso, che Mario Rui è un fenomeno a confronto di quelli là, che pure hanno pareggiato 2-2 con la Juventus. Qual è la tua opinione invece su quello che ha detto Stefano? Che succede? Anzitutto lo presentiamo, Francesco Buonaguria. Esattamente, perdonami. Allora, Petisso in collegamento telefonico dal Vesuvio, da Somma Vesuviana. Vabbè, mi fai sbagliato questo. da Somma Vesuviana, Francesco Buonaguria. Ciao Francesco, come stai? Una buona annata, Tom. Io sto benissimo e spero che stiano bene anche gli altri tifosi come me del Barça dopo questa bella settimana di impegni tra Coppa e Liga. Allora, Max, vedo che hai già detto
tutto tu in merito a ciò che ha esternato Stefano, in merito ai pensieri del mercato e del prezzo, quindi come giusto per ribadire il concetto prendiamo